Abbiamo una in diretta Rossella Sensi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Teresa, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, io la chiamo, dottoressa, per il per quello che è successo un po' alla fine a Daniele De Rossi, il capitano attuale della Roma. Lei l'ha conosciuto meglio di tutti quanti noi, e perciò non so se ci può dare il suo stato d'animo o la sua perplessità, magari, non lo so, questo non lo so, sul trattamento così veloce, non so, prego. Questo è il tema. Ma innanzitutto c'è stata tanta tristezza appena ho saputo questa notizia, ma per Daniele in primis, perché ovviamente conoscendolo bene, conoscendo il carattere del ragazzo, apparentemente sembra un duro, ma io ho sempre detto che ha tanti sentimenti ed è molto fragile sotto certi punti di vista, l'attaccamento e quello che rappresenta e ha rappresentato Daniele per i tifosi, per noi tifosi romanisti. La tristezza è stata tanta. Io domenica ho un'immagine davanti di Daniele, Francesco e Bruno abbracciati e già stavo piangendo. Quando ho visto loro tre è finito per me, vederli insieme per l'ultima volta per me è come se fosse finita una Roma fatta di sentimenti, fatta di senso di identità, di appartenenza, di dire loro mi rappresentano. E lo dico anche da ex presidente, perché vi assicuro che con Daniele non è che non abbiamo avuto scontri di opinioni civili, perché è giusto confrontarsi, ci siamo sempre confrontati. Però è stata una persona determinante all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una squadra, così adesso oggi non parlo di Francesco perché poi dovrei fare sempre paragoni, mi sembra volevo aggiungere io questa cosa. Sai, mi sono meravigliato io a leggere ieri Francesco Totti che ha detto: signori, il capitano della Roma dentro il spogliatoio era lui. Tu l'hai letta sta cosa, Jonathan? No, non l'ho letta. L'abbiamo letta. Eccolo qua, Totti, De Rossi, era un capitano già da quando c'ero io. Erano complementari. Complementari. Certo. Assolutamente complementari. E quindi per me, io non l'avrei fatto, ho rifiutato un'offerta importante in un momento difficile per la società. Perché per me in quel momento un presidente, almeno per come lo vedevo io e quello che mi ha insegnato mio padre, deve fare una scelta per la squadra, per la continuità. 60 sì. Milioni mi ricordo io l'offerta, qualcosina di più, però 65, sì, poco 60 più. 65, che era del Manchester o del Barcellona, non me lo ricordo più, il giornale diceva. Io sinceramente non mi ricordo, era dall'Inghilterra sicuramente. E comunque Daniele ha sempre avuto interessamenti da parte di tante società, tanti club europei. Certo. C'è stato mai un momento in cui è stato veramente vicino a, diciamo così, alla tentazione della cessione? No. Alla dottoressa? No. Anche da parte di De Rossi? Se gliel'ha mai chiesta la cessione? Dottoressa no, mai. Se gliel'ha mai chiesta la cessione? Capirà, se veniva De Rossi a quei tempi, se che succede? No, se la chiede De Rossi, dice sono io che vengo e te la chiedo. Ma non era quel... non l'avrei mai fatto, perché una squadra si deve bilanciare e deve avere determinate personaggi all'interno di un gruppo. Anche per aiutare chi viene, anche per far diventare gruppo quello che deve poi sul campo dare il massimo. E Daniele era uno di questi, che aiutava i compagni a dare il massimo. Anche io vi parlo dei momenti più difficili, perché i momenti belli sono facili da affrontare, i momenti difficili no. Sì, beh, certo, sì. Chiaro. E la sua personalità ti aiutava, per cui non c'è mai stato il dubbio, perché tu devi pensare al tutto. Poi perché abbiano scelto questo, io non sono nella testa di chi ha deciso. Mi dispiace, perché io parlo non solo di business ma anche di valori. Oggi si parla tanto, tante persone molto più preparate di me parlano di valori, di trasmettere i valori, di riportare il calcio a quello che è oltre a fare business. Beh, ecco, questo diciamo che è stato un gesto dovuto, non voglio sapere, vorrei sapere ma non capisco, che perde un po' questo. Un bambino che approccia il calcio, io vedo gli amici dei miei figli che approcciano il calcio, che piangevano, ma anche Daniele va via, perché loro oggi vedevano in Daniele un simbolo di quello che posso anch'io fare questo. Magari sicuramente non ci diventerà nessuno un calciatore come Daniele, ma hanno questa speranza, perché Daniele è un ragazzo semplice, oltre al fatto che io ho avuto esperienze di grande generosità da parte sua anche lo scorso anno, che non ha pubblicizzato giustamente,
di persona sensibile ai problemi degli altri. Non posso fare il nome, ma il ragazzo che è stato aiutato, sicuramente se vorrà potrà testimoniare questo. No, no, vabbè, ma su quello non c'è. No, ma insomma, io mi ricordo che la, l'United che aveva Paul Scholes, un giocatore che ha le stesse caratteristiche, diciamo, di. Beh, c'era Roy Keane. Di De Rossi. Roy Keane, l'idolo di De Rossi. De Rossi. Lo so, però secondo me Paul Scholes è quello che l'ha. De Rossi ha detto. Lo so, però io ammiravo Paul Scholes. Sì, tanto sì, ammirava Roy Keane. Vabbè, comunque questa è la cosa. È stato allontanato. Però ecco, è stata una mossa assolutamente incredibile. Anche perché secondo me non è per i soldi, perché un milione, un giocatore così, in una roba in difficoltà, lo metti là e i giovani te li, come si dice, gli dà il benvenuto, gli fa capire cos'è la normalità in quel momento, cos'è questa squadra, i sentimenti. Per esempio, io un gesto che ho sempre apprezzato e che l'ho sempre detto in diretta è quello di quando Pellegrini ha fatto il gol al derby, voleva far vedere le orecchie e De Rossi è andato là e gli ha detto leva ste mani, basta ste mani, cominciava pure te a sedare perché sennò è macello. Perciò era importantissimo. Ma boh, io non capisco. Io non capisco, non riesco a capire qual è il senso di questo. Scelta di questa decisione, non capisco veramente. Sì, in effetti non so veramente, è una cosa che nessuno di noi è riuscito a capire. Boh, vabbè. Avete delle domande? Sì, io c'era Giovanni e poi volevo fare una sempre su. Ma io una domanda ce l'avrei, ma non c'entra niente. Ma Baldissoni, no, in questa storia della Roma, di quello che è successo eccetera, lei come gliel'hanno presente, chi era, nel senso, qual era il ruolo, se mai ha avuto a che fare con lei, io questo non lo so. A chi? Baldissoni. Non ho capito la domanda, Mario, mi scusi. Ecco, dico no, manco io ho capito, di la verità. Baldissoni chi è? Chiedo scusa. Vabbè, andiamo avanti, dai, prego. Allora, io non ho conosciuto nessuno della società. Ecco. Ho conosciuto al funerale di mia madre Baldissoni, che è stato presente con altre persone della società. Ah, appunto. Il presidente Pallotta io non l'ho mai incontrato. Meno male. Però, detto questo, anche perché è un po' impossibile, dovrei andare a Boston. Cioè. Però, adesso a parte le battute, non so niente. Io non entro nel merito delle loro decisioni. Io adesso faccio la tifosa con un'esperienza da presidente, soprattutto che mi ha lasciato un grande uomo che è stato mio padre. Dottoressa, uno dei ricordi più belli che ho in quanto più tifoso, perché ero giovane, è la sua esultanza dopo il termine di Roma-Inter con gol proprio di De Rossi e di Toni con Ranieri in panchina. Anche Ranieri è destinato, lascerà la Roma il 30 giugno. Le chiedo, anche l'addio di Ranieri, che emotivamente a livello proprio di empatia ha ridato un po' quel senso di romanismo, vedere che Ranieri, Totti e De Rossi abbracciati è stato un momento, quindi, magico, è vero. Ricordo, lei l'avrebbe riconfermato Ranieri, vista anche il limite dei probabili sostituti, anche per quello che ha dato proprio emotivamente alla piazza il suo ritorno. Ma queste sono decisioni che vanno prese e condivise con un direttore sportivo. Sinceramente io dovrei capire e parlare con l'allenatore, con mister Ranieri. Ovviamente Ranieri da sempre è un ottimo allenatore, un grande allenatore e da sempre molto, e io l'avrei confermato presentando magari un progetto che io adesso non so quale sia nella testa dei dirigenti della Roma. Sì. E quindi bisogna capire anche nei sentimenti del mister cosa lui intenda fare e cosa lui chieda. Quindi queste sono decisioni, sì, assolutamente Ranieri è un grande allenatore. Bisogna vedere se lui sarebbe stato disposto a rimanere e con quale progetto, con quale intenzioni. Sono domande molto, molto sottili, perché la volontà deve essere reciproca. Ma la carriera di Franco Baldini, è stato papà che l'ha tirato. Baldini chi era prima del. Perché io mi ricordo che è stato Franco Sensi a tirarlo fuori, sì. A farlo diventare un. Prima a fare con Paolo Sergio. Mi sembra di sì, bravo. Dal Bayer di lui era, è sempre stato un consulente esterno, non è mai diventato dirigente, poi è diventato dirigente dopo anni. Come me la ricordo più, sì, la storia. Sì, dopo un po', mi sembra, dopo un po' che c'era, insomma, che lui faceva prima Paolo Sergio, se non ricordo bene, e poi papà lo prese come, credo, direttore sportivo all'epoca, e poi niente, è diventato
è stato, diciamo, fortunato nell'avere un presidente come sempre. Sì, su questo proprio è matematico, perché l'ha lanciato. Ma perché lui adesso è molto importante nella Roma? Io non, ma nessuno riesce a capirlo. Lei si è data una spiegazione oppure si è mai chiesto? No, beh, io non capisco la sua lontananza, perché Pallotta sicuramente non ha fatto mai calcio, ma il fa calcio sa che bisogna essere presenti, e quindi non capisco. Anche lì una scelta incomprensibile per chi fa calcio, bene o male che sia. Chi fa calcio sa che bisogna essere presenti, soprattutto in certi ruoli. Anche questa è una scelta un po' strana, e non saprei, perché forse è meglio essere presenti in qualche modo, mancando un presidente, essendoci qualcuno che decide, forse è il caso che chi decide sia presente, a meno che le decisioni non vengano prese da Baldissoni. Io questo non lo riesco ancora a capire. Sì. No, non glielo so dire, un ruolo che non poi mi sembra che sia uscito dalla Roma, però continua. Non, io poi è una cosa assolutamente atipica. Direttamente le leggo, certo, e beh, quindi certo. Leggendo mi chiedo, ma l'importante è che la Roma vinca, poi alla fine uno può stare distante, certo. Ma i risultati, quando ci sono i problemi, probabilmente una presenza di chi ha la decisione, l'allenatore non andrebbe mai lasciato solo. Io ringrazio ancora i miei dirigenti, Bruno Conti, che è stato determinante, Daniele Pradè, Mazzoleni, che anche quando io mancavo e non ero sempre presente, ma ero presente con le telefonate, loro erano lì e non mancavano mai di prendere decisioni importanti. Montali, lei come nella sua gestione, che voto darebbe alla presenza di Montali? Che importanza ha avuto Giampaolo Montali? È sparito adesso. Da adesso gestisce la Ryder Cup del 2022. Non saprei che dirle, perché è stato un anno un po' difficile sotto certi punti di vista, quindi si è trovato in una situazione abbastanza complicata, riportava un'esperienza di un altro sport, quindi sinceramente non senza voto. Ma infatti poi dopo... Sera, le faccio un'altra domanda. Ipotizziamo che Bill Gates compri l'Aston Villa e dice, dottoressa Sensi, le affido l'Aston Villa, lei deve chiamare Totti, De Rossi e Bruno Conti per metterli in ruoli dirigenziali nell'Aston Villa. Cosa farebbe fare a Totti? Cosa farebbe fare a Bruno Conti? Cosa farebbe fare a De Rossi? Io posso pensare solo alla Roma. Se vuole le dico la Roma, ho detto l'Aston Villa per rendere la domanda neutra. Era per non dire a Roma, sennò poi i titoli... È un rapporto che rimarrà sempre il mio cuore, appunto, ma non è così. Appunto. Quindi non è possibile, per cui però se dovessi scegliere, dunque, probabilmente Daniele lo vedrei come allenatore, ma non oggi, perché deve fare molta esperienza. Bruno Conti e Totti, sinceramente, li vedrei, Bruno come direttore tecnico, ma nel senso di un direttore tecnico che fa fattivo, non con l'allenatore, che tiene rapporti con la società, che lascia e permette al direttore sportivo di fare quello che deve fare durante tutto l'anno, perché il direttore sportivo non sta mai fermo. Francesco, sinceramente, lo affiancherei a Bruno, perché anche quello potrebbe essere un ruolo che Francesco potrebbe ricoprire anche con i giovani. Quindi partendo dai giovani per Totti, quindi potrebbe essere quello un... Ma anche come direttore tecnico, però credo che il carattere di Bruno possa formare benissimo Francesco. Poi sono due caratteri complementari. L'esperienza, la professionalità di Bruno possa dare un qualcosa in più al carattere di Francesco. Ma lei come lo vede adesso? Come l'ha visto in questa festa Totti? Non le chiedo il paragone, le chiedo come lo ha visto ultimamente, ecco, dall'esterno, che impressione le ha fatto, conoscendolo anche. Io l'ho visto triste domenica sera dalla televisione. Però un momento magari era. Lasciava un amico, un fratello. Però adesso non saprei il suo stato d'animo quale sia. Io credo che Francesco ovviamente vuole sempre il meglio della Roma, quindi cercherà e si aspetterà di fare qualcosa in questo senso. Ma secondo lei lui è imprigionato e vorrebbe far qualcosa, oppure gli sta bene questa cosa che sta facendo? Lui è dirigente della Roma, comunque è un carico comunque importante. Imprigionato no.
ecco, prigionato appunto. Assolutamente, no? Perché Francesco non è un uomo che noi quando rinnovavamo il contratto fino all'ultimo secondo eravamo lì, dico Francesco è una persona che decide lui e non si fa condizionare assolutamente da nessuno. Il suo amore sconfinato per la Roma lo fa stare lì e non lo so, sinceramente. Beh, certo, è stato un po' di tempo che non ci parlo, ma imprigionato no, mai, Francesco mai. Senta, lei fu la prima a proporre il contratto da dirigente a Totti. Che dirigente aveva pensato, che tipo di dirigente aveva pensato di avere con Totti, in che ruolo? Ma io all'epoca gli dissi, Francesco, poi si vedrà, sceglierai tu il ruolo che ti si addice e che ti farà stare meglio. Allora, avrebbe scelto lui? Sì, io lo vedrei un direttore tecnico con un'esperienza vicino, o altrimenti un ruolo nella parte giovane, diciamo dei ragazzi, dei giovani, perché Francesco ha una capacità di interagire con i ragazzi, con i giovani, molto importante, nonostante la sua timidezza. Ma comunque un ruolo in questo senso, senza non togliere ruoli più importanti, perché ovviamente Francesco per me potrebbe ricoprire qualsiasi ruolo. E comunque alla fine le avrebbe lasciato gli avrebbe lasciato libertà comunque di scelta. Alla fine Rosella Sensi è stata il presidente di due dei giocatori più storici della storia della Roma. Oltre ad aver vinto la famosa Coppa Italia, Supercoppa e il papà con lo scudetto, insomma, il nonno averla appunto fondata, perciò insomma meglio di così. Dunque aver progettato lo stadio di Testaccio. Eh sì, tra l'altro. No, sì. Per esempio, vederli vicini, Francesco e Daniele, anche in un ruolo societario insieme, secondo me sarebbe il massimo, ma non in questo momento per Daniele. La risposta di Daniele De Rossi a Totti, che era verso Totti, non era una risposta contro di lui, ma quando quel signore che sta lì, Fienga, gli ha detto... Dice, ma vieni con noi a fare il dirigente, e lui si è guardato Totti e gli ha detto, beh, io vedo che che il dirigente non decide molto, perciò non... Incide poco, e poi se ero dirigente mi sarei rinnovato, come il contratto. Ecco, come... su quello avrei dato ragione a Daniele, gli avrei rinnovato anch'io. Non so, probabilmente è un fatto caratteriale, Daniele ha un carattere molto diverso da Francesco, per cui non avrebbe, diciamo... seguito i tempi che sta seguendo Francesco. Beh sì, assolutamente, va bene. Ah, dottoressa Sensi, noi la salutiamo, la ringraziamo. Io ringrazio voi. E diciamo sempre Forza Roma, chiunque la gestisca. Sempre Forza Roma, sempre Forza Roma, con la speranza che quest'altro anno possiamo giovire un po' di più. Speriamo, io con sti chiari di luna, però speriamo, è chiaro che... Speriamo che ne so, che ci ripensi Sawiris, sì. Lei che lo conosce, magari... Chi è questo? Sawiris, che si occupa della Roma. Questo è un altro tipo di discorso. Grazie. Grazie, dottoressa. Buona giornata, grazie. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi, buon lavoro.